Siamo al Palasport di Trento per quella che è la partita che può decidere la stagione della Blue Basket. A colorare di bianco e blu il Palasport trentino ci sono i tifosi dei Rangers 3 che sono venuti fino a qua per seguire la Comarc in quella che può essere, anzi che sarà, la partita che deciderà il futuro della stagione. Una vittoria questa sera contro Trento vorrebbe dire playoff matematico. Andiamo a vedere cosa succederà in questo match tra Bitum Calor Trento e Comarc Treviglio. Poi l'allungo di Treviglio che è sempre stata avanti. Con una tripla Davide Reati ha infranto il muro dei 1500 punti segnati con la maglia della Comarc. 10 punti per lui nel primo quarto, 20 a 14 il parziale dopo la prima sirena. Un secondo quarto molto spigoloso che è costato il quarto fallo prima a Borra, poi a Zivic con un fallo tecnico e quindi anche a Giroli per Trento. Ha riportato avanti la Bitum Calor che adesso conduce col punteggio di 41-37, ma c'è da vedere ancora metà incontro. Sportività, competizione, sfide e vittorie sono oggi come allora nelle prime pagine del vocabolario ABART. Lo scorpione è tornato. Grande punto ABART. Benvenuti sulla cattiva strada. Vieni a provarla da Gruppo Bresciani Auto, unica concessionaria ABART per Bergamo e provincia, dove potrai trovare in esclusiva anche il merchandising dello scorpione. Gruppo Bresciani Auto, 100 professionisti al servizio del cliente. Il mobile a Treviglio. Concretizziamo così il punteggio di 41-37 in favore degli uomini di Coach Buscaglia.
Primo possesso per la Comarc Treviglio. Demin in possesso di palla, un po' più fuori dagli schemi rispetto al solito Demin, mentre il giocatore in possesso di palla attualmente Marino è quello che sta veramente facendo la differenza per Coach Lottici. La palla sotto per Zanella. Dopo aver subito 27 punti nel secondo quarto, la Comarc ha registrato la difesa e è riuscita, grazie a due tiri liberi di Vitale all'ultimo minuto del terzo periodo, a chiudere avanti. 57 Treviglio, 56 Bitum Calor Trento, ma mancano ancora 10 minuti. Si prospetta grande, grande equilibrio. Natali fa saltare il giocatore e manda la bomba Natali del meno uno. Reati ora in possesso del pallone, un altro fallo, forse non valeva la pena fare un altro fallo in questo finale di partita, non era necessario forse, infatti abbiamo visto coach Buscaglia un po' interdetto, non si aspettavano i giocatori di arrivare sul meno uno. In ogni caso adesso Reati in lunetta, sbaglia ancora Reati, sbaglia ancora! E sbaglia anche l'altro tiro libero, la palla per Forrai, palla in mano, ultima azione più Calor Trento. Toto Forrai si giocherà probabilmente l'ultimo tiro, quello decisivo. Chiama Gandini, poi si prende la penetrazione, non va, ancora il passaggio per Benevelli, Gandini in possesso del pallone per Benevelli, da tre punti, non va, arriva Natali sulla sirena. Un incredibile finale, un incredibile finale a Trento, è successo un incredibile finale, Treviglio era avanti fino all'ultimo secondo, gli errori e i tiri liberi di Reati stavano regalando a una Trento mai doma la possibilità del successo, due conclusioni fallite da Trento e poi la festa della Comarc. La Comarc espugna incredibilmente il Palatrento, 81-82 risultato finale, è la giusta festa di Treviglio, ma Trento ha lottato fino alla fine e anche di più, è festa, Treviglio ha in mano il quarto posto.
Adesso possiamo dirlo finalmente! Questa barba che cosa voleva dire? No, no, i ragazzi lo sanno e dobbiamo tenerla. Abbiamo faticato, mi hanno fatto soffrire, anche stasera abbiamo beccato quei due tiri da tre quando l'ordine era non beccarli, però va bene, ci abbiamo messo grande spirito e questo credo che poi domenica, chiaro, non dobbiamo sottovalutare la partita di domenica con Osimo, ma poi anche se tutto va bene nei playoff potremo veramente divertirci con questa squadra. È dall'inizio dell'anno che avevo dentro questa battuta, ti hanno affibbiato il marchio di quarta scelta, ma se voleva dire arrivare alla quarta posizione ci sta tutto. Ma tu lo sai, no? La quarta scelta ha colpito ancora. In questi anni, in questi 10 anni, 12 di A dilettanti, ho sempre centrato i miei obiettivi. Stasera abbiamo centrato il primo obiettivo. Domenica speriamo di festeggiare il secondo dei playoff e poi vedremo. Davide Reati ha festeggiato i 1500 punti nel primo quarto, poi un po' di tremore nella finale con quei tiri liberi sbagliati che non sono da te. È vero, infatti l'ho detto agli altri, la stavo combinando, meno male che hanno sbagliato da tre, però comunque siamo stati anche bravi noi nell'ultima azione a fare una bella difesa e niente, adesso festeggiamo, ce lo meritiamo, abbiamo fatto una grande partita, quando contava abbiamo vinto, adesso speriamo in domenica e poi ci godiamo i playoff. È il 12° anno che Treviglio va nei playoff, 5 stagioni per te, anzi 6, 5 consecutive, la senti un po' come una seconda pelle questa maglia. No, siamo ai playoff o no? Ci arriviamo? Aspetta! Non lo so! No, visto che ci sono sempre andato in questa maglia, mi sembrava doveroso anche quest'anno andarci e non sfigurare, nonostante i playoff siano i primi 4, non i primi 8, adesso ripeto ci godiamo la nostra festa meritata. Credo in una maniera indecifrabile. Gianfranco, testa, è già cominciata la doccia, la festa per il playoff, ma manca ancora una partita. Beh, manca una partita, ma credo che avendo vinto questa, l'altra, concentrati perché è sempre una partita importante, è alla nostra portata e i playoff che nessuno sperava ottenessimo, riuscissimo ad arrivare, credo che siano un merito del campionato che abbiamo fatto quest'anno, tra alti e bassi, ma abbiamo dimostrato che non metti che contro una squadra. Cioè. Una scommessa vinta? Assolutamente sì, tenuto conto del roster che è molto giovane. Tutti dicevano che caleva di esperienza, però gli uomini che contavano, quando è contato ci sono stati e oggi con Trento era importantissimo perché loro rischiavano, quindi volevano vincere a tutti i costi. Grande risultato. Siamo molto contenti, è una tradizione a quel punto qua che continua, ce la siamo un po' meritata, il campionato chiaramente è stato un campionato falsato in maniera esagerata dall'interesse che c'è stato fino all'ultima giornata, ma non me ne voglia nessuno. L'interesse è una bella cosa, ma non si può permettere che società come queste qui rischino di rimanere fuori da un contesto che li compete. 4 squadre ai playoff sono poche, 6 salve subito per un campionato che andrà a formarsi a 24 squadre in tutta Italia, sono poche comunque. Noi siamo particolarmente contenti, la squadra ha risposto, errori ne abbiamo fatti, d'altra parte non è che siano fenomeni neanche loro, sono una buona squadra, diciamo, di nostro livello. La tradizione della società continua e adesso il prossimo anno la società dovrà chiaramente riconvertirsi alla produzione di giovani giocatori se vogliamo rimanere nel campionato di sviluppo. La federazione l'ha chiamato di sviluppo, noi ci auguriamo che veramente lo sia, noi ci dobbiamo riconvertire a quelli che eravamo una volta. Grazie. Massimo Lenz, il signor Comarc, ma era uno dei tifosi più scatenati, una grande soddisfazione. Ma intanto vi prego di inquadrare loro perché veramente erano in tantissimi e sono venuti a tifare, hanno supportato alla grande la squadra, si sentiva solo noi. Sembrava di essere al Palafacchetti. Esatto, contentissimo, adesso ci giochiamo l'ultima e poi speriamo in bene. Grazie Taddeo, forza Comarc! Allora, ho fatto mio il pallone della partita, quella che la Comarc ha vinto all'ultimo istante, l'avete visto, avete visto all'inizio della festa. Adesso è il momento di vedere insieme in rapida successione i risultati di questo penultimo turno, la classifica e ovviamente il prossimo turno. E poi vediamo se riusciamo ad intrufolarci nello spogliatoio dove sembra stia cominciando una grande festa tutta colorata di bianco-blu.
Trento Comarc 81-82, Ozzano Moncalieri San Mauro 62-77, Piacenza Trieste 70-64, Siena Recanati 76-63, Riva del Garda Perugia 92-80, Senigallia Brescia 72-80, Castelletto Ticino Pavia 79-82, Osimo Omegna 43-98. Classifica al primo posto Piacenza con Brescia quota 42 con i piacentini che hanno il vantaggio degli scontri diretti sui bresciani. Terzo posto per Perugia quota 40. Al quarto posto Comarc che ha il vantaggio di 2-0 nelle sfide dirette con Omegna, entrambe a quota 38. Sesto posto per Moncalieri a 36, Trento a 34, Castelletto Ticino 32 punti, Trieste 30 punti. Decimo posto in condivisione con tra Pavia e Siena a quota 26 con i Lombardi in vantaggio con gli scontri diretti. Retrocesse matematicamente anche Senigalli e Recanati a quota 22, oltre a Riva del Garda a quota 18, Ozzano 14 e Osimo 4. Domenica si giocano tutte le partite alle ore 18, domenica 17 aprile si va in campo con Trieste e Riva del Garda, Pavia Piacenza, Recanati Senigallia, Omegna, Ozzano, Moncalieri San Mauro Siena, Perugia Castelletto Ticino, Brescia Trento e ovviamente Comarc e Osimo alle ore 18 di domenica 17 aprile al Palafacchetti di Treviglio. Allora, per te la prima volta ai playoff con Treviglio, la tua prima stagione è una grande soddisfazione, ma che fatica, fino all'ultimo Trento vi ha fatto sudare. Sapevamo, perché per loro era una partita importante in chiave salvezza, soprattutto in chiave salvezza, perché i playoff magari per loro era più difficile. È stata dura, ma soprattutto dura perché, se non sbaglio, 4-5 domeniche fa sembrava un miracolo se non avessimo fatto il playout. Quindi comunque è arrivata faticando, lottando fino alla fine di uno all'ultima trasferta, e forse anche più bello andare ai playoff in questo modo. Ecco, quest'anno la Comarc è stata una squadra da trasferta, 10 vittorie, soltanto 5 sconfitte. Questo non me lo sono mai saputo spiegare, Penso magari squadra giovane, in casa magari sentivamo un po' la pressione di dover per forza far bene, però vincere tante partite in trasferta è un segno importante che, insomma, denota che la squadra è unita, che se ne dica, è sempre stata unita. Ecco, vuol dire che nei playoff si parte col fattore campo sfavorevole, vuol dire che si può puntare al colpaccio. Noi non volevamo arrivare primi proprio perché comunque avendo il fattore campo in cassa sarebbe stato più difficile. Allora, Thomas Demin, l'altro senese per adozione, però insieme a Reati, insieme a Marino, insieme a tutti avete costruito una grande vittoria, anche stasera molto sudata, però arriva alla fine di una stagione grande, con grande intensità. Sì, è stata una partita infinita, pensavamo di averla portata a casa alla fine, poi dopo quelle due bombe ci hanno veramente segato le gambe. È stato il coronamento di una gran stagione dove abbiamo tutti sofferto, cercato di portarla fino alla fine e niente, ci godiamo questo meritato successo. C'è da vincere comunque domenica con Osimo. C'è da vincere assolutamente con Osimo, sarebbe una stupidata enorme buttare via un lavoro del genere. Dopo aver fatto un'impresa così qua a Trento, loro un'ottima squadra, adesso dobbiamo solo vincere e dopo goderci quello che viene. Sentiamo Massimo Gritti, vieni. Massimo, adesso c'è da chiamare a raccolta i tifosi per la festa. Domenica deve essere una festa con Osimo. Prima di tutto, martedì Zanella farà imparare Reati a tirare i tiri liberi. Di solito è il contrario, ma in questo caso Reati da martedì va a lezione da Zanella. E poi vabbè, domenica credo che dobbiamo assolutamente festeggiare questa, secondo me, impresa col nostro pubblico, sul nostro campo, ovviamente con una grande partita, e prepararci al meglio a quello che verrà dopo, toccando ferma. A questo punto bisogna anche esporsi. Alla fine ci voleva un po' più di lucidità su quei tiri, però adesso, ragazzi, questa settimana non è finita. Primo obiettivo stagionale raggiunto. Ok, era questo. Quasi. Sesto siamo. Chiedo libertà. Lo farò pubblicamente. Dagli spogliatoi di Trento, della Pala Trento, è veramente tutto. Siamo in chiusura, è stata una grande chiusura. Vi saluto con questa maglia che mi onoro di portare anche io per questa sera. Per una sera ho potuto gioire anche io e spero che questo ingresso degli spogliatoi festeggianti della Comarc sia stato un bello spettacolo anche per voi. Grazie e buonasera a tutti.